Oggi passeremo un giorno nei boschi mangiando solo razioni militari canadesi. Probabilmente pensate che questo sacchetto sia l'intera razione. Ma no, questa è solo la colazione. Abbiamo anche pacchetti per il pranzo e la cena della stessa dimensione. Il contenuto è sigillato in una spessa carta a doppio strato, il cui interno è inoltre ricoperto da un foglio di alluminio. La prima cosa che vediamo è questa enorme pillola. All'inizio abbiamo pensato che fosse una vitamina. Ma poi ci siamo resi conto che se ci si versa sopra dell'acqua, si espande e diventa un grande asciugamano bagnato, da usare per pulirsi le mani prima di mangiare, o per qualsiasi altra cosa che non siano le mani. Nella scatola abbiamo trovato un bastoncino spesso di Nescafè, dolce e cremoso. E poi siamo stati sorpresi da questa barretta di Kit Kat. Fresca, dolce e croccante. È la prima volta che la troviamo in una razione. E questo è solo l'inizio. Abbiamo poi trovato questo piccolo pacchetto con 4 caramelle Tic Tac. Inoltre abbiamo notato questo grande cucchiaio forchetta marrone e non riesco a capire bene a cosa servano questi spuntoni. Subito dopo apriamo questo pacchetto con qualcosa di morbido all'interno, che contiene 2 pagnotte di pane pita. Sembra freschissimo, nonostante sia nella confezione da diversi anni. La confezione successiva è un mix di bevande alla vaniglia. Immagino sia una specie di bevanda che va sciolta con acqua direttamente nella confezione. Agitiamo bene. Il risultato non è una bevanda, ma una specie di crema. È piuttosto densa e viscosa. È dolce e ha un sapore simile a una specie di bevanda proteica della palestra. Sì, ho fatto sollevamento pesi per 2 settimane. Questo sacchetto lo useremo per fare un'altra bevanda, che spero sia più liquida. Versiamo il contenuto del sacchetto in un altro sacchetto. Il suo colore mi ricorda il detersivo per il bucato. Ora lo riempiamo d'acqua. Penso che avrà un sapore piuttosto intenso. Per mescolarlo basta agitare il sacchetto per 10 secondi. E sapete cosa mi è venuto in mente? Non è necessario versare tutto in un bicchiere. Si può fare un bicchiere direttamente dal sacchetto. Basta tagliare la parte superiore con un coltello per ottenerlo. Bene, non è ancora finita. L'ingrediente principale per il piatto principale è confezionato in questa robusta scatola di cartone. Dice che per cucinarlo dobbiamo accendere il fuoco e mettere il sacchetto in una pentola con acqua che bolle. Abbiamo anche un'altra scatola simile, si tratta di un dessert. Queste scatole sono posizionate ai lati del sacchetto e sembrano dargli una forma e proteggere tutto il contenuto da eventuali danni. Anche questa confezione va messa in acqua e riscaldata. Bene, ok. Nel frattempo apriamo il primo pacco e troviamo dei pezzi di carne con dentro mais e patate. Sembra un po' cibo per gatti, ma speriamo che sia per persone. Mettiamo il tutto sul pane pita. Aggiungiamo un po' di ketchup e otteniamo dei panini. Anche se credo che questa roba abbia un nome specifico. Forse qualcuno di voi sa cos'è. Tiriamo fuori la seconda confezione e troviamo un pezzo di torta. Non so perché abbiamo dovuto riscaldarla, ma era gustosa. Soprattutto con il burro di arachidi e la marmellata dolce. La colazione ci ha piacevolmente sorpreso. Dolci deliziosi. Kit Kat. 2 panini e bevande molto strane. Dopo aver raccolto il fungo cresciuto durante la preparazione della razione, abbiamo proseguito il nostro cammino. Passando accanto alle betulle abbiamo trovato questo grande fungo. E se pensate davvero che sia grande, non sapete cosa sia un fungo grande. Guardate il video fino alla fine e ve lo mostreremo. Mentre raccoglievamo funghi, ci siamo imbattuti in un albero caduto. E lì abbiamo trovato la poutine. Sì, è quello che c'è scritto sulla razione del pranzo. Chissà cosa c'è dentro. Qui vediamo un altro bastoncino di caffè, un cucchiaio con un tovagliolo e il pacchetto di Tic Tac. Poi abbiamo trovato una barretta Mars intera. Buonissima. Erano anni che non ne mangiavo una. La prossima cosa da provare è questa confezione sottovuoto con cocco e banana essiccati, mescolati con M&M's. Oh, aspetta, queste sono M&M's finte.
Non ci sono lettere sulle gocce. Poi, per la prima volta nella storia dei nostri video sulle razioni, abbiamo trovato dello yogurt. Si tratta di yogurt in polvere, che va versato in acqua e agitato in questo modo. Guardate, un vero yogurt da bere. Ha un sapore un po' diverso da quello nei supermercati, ma è commestibile. Sciogliamo nel sacchetto un'altra bevanda, questa volta rossa. In realtà si può bere dal sacchetto senza nemmeno tagliarlo. Inoltre è possibile richiuderlo. Nella confezione successiva abbiamo trovato altre due pagnotte di pane pita. Il ripieno spero sarà diverso. Infatti dovrebbe essere quello strano piatto chiamato poutine. Vediamo cos'è. Ma prima proviamo questi fiammiferi inclusi nella razione. A differenza dei fiammiferi delle confezioni precedenti, questi si accendono senza problemi. Inoltre, la loro capacità assorbente li fa bruciare più a lungo degli altri. Lo lasciamo cuocere nel calderone e nel frattempo tiriamo fuori la scatola con la scritta dessert. Troviamo delle pesche sciroppate. Belle e gustose. Bene, il sacchetto si è riscaldato. E ora vediamo cosa c'è dentro. A quanto pare per i canadesi la poutine sono pezzi di carne con patate in un sugo liquido. Tra l'altro la carne è di buona qualità. Guardate come sembrano gustosi e solidi i pezzi. L'abbiamo condita con un po' di salsa piccante avvolta nel pane pita. E ho ottenuto un piatto davvero delizioso. Mi è piaciuto molto. C'è anche il burro di arachidi, che mangiamo direttamente dal cucchiaio con una marmellata dolce sopra. Se siete amanti dei dolci, vi piacerà molto. Il pranzo era piuttosto insolito, vario e delizioso. Quando è arrivato il momento della cena, non sapevamo se potessimo ancora sorprenderci. Ma sì, era così. La prima cosa che abbiamo trovato è stato questo sacchettino con un contenuto molto solido e una piccola linguetta con scritto "non mangiare". Si tratta di pezzi di carne rossa pressati ed essiccati in una specie di salsa dolce, che li ha fatti aderire così fortemente che ho dovuto usare un coltello per separarli. Ma ne è valsa la pena. La carne era molto buona. E poi un'altra sorpresa, un sacchetto di M&M's. Questa volta quelli veri. Non riesco nemmeno a credere che mettano queste leccornie nella razione militare. Sembra più un regalo festivo per bambini che una razione da campo. Poi c'è una confezione etichettata come hamburger. Wow, e all'interno ci sono davvero due panini morbidi per hamburger. L'unica cosa è che non sapevamo con cosa riempirli. Quindi ci abbiamo infilato dentro pezzi di carne. Abbiamo disfatto velocemente il piatto principale e lo abbiamo lasciato scaldare. Poi abbiamo tirato fuori il dessert. Questa volta si trattava di fette sciroppate di albicocca. Sembra che ora io abbia capito come usare questo cucchiaio forchetta. Guardate come si aggrappano bene i pezzi. A proposito, abbiamo deciso di non fare un hamburger con la carne e di tagliare il panino in due metà. Sulla prima abbiamo spalmato un'intera confezione di burro di arachidi. E abbiamo fatto lo stesso con la marmellata, perché mangiare la marmellata senza nulla era troppo dolce. Abbiamo poi preso il sacchetto con il piatto principale, pasta al pomodoro con piccole polpette. Sono 8, tra l'altro. È carne vera, non roba di bassa qualità. Non riesco a credere che ai soldati venga data questa varietà per un solo pasto. Se solo le mense scolastiche servissero sacchetti del genere, avrei avuto energia illimitata per studiare e sarei diventato sicuramente uno studente eccellente. Forse è per questo che non sono un amministratore delegato di un'azienda e mi limito a vagare nei boschi e a scaldare borse con il cibo. Sulla strada di casa abbiamo trovato diversi funghi di grandi dimensioni, tra cui questo re gigante, che cresceva vicino a un cespuglio. Pesa sicuramente più di un chilo. È un po' vecchio, ma non è marcio. Pensate che possa mangiarlo? Scrivete nei commenti, perché non voglio avvelenarmi e morire.